Tutto sommato, qui devo poco quest'anno, eh? Mettiamo un po' con questa faccia là davanti. Fino mia, un po' di... Non so staccati, per me c'è un po' di acetone. Acetone, ancora altro acetone. Ecco. Ci appiccicamo subito, se no. E sotto la mettere la bocca, è spaccato. Ma lo sai che più ce ne metti, alla fine tocca metterlo dappertutto, sì. Capito? Mo io volevo dire, rinforziamoci questo. Ma sì, gli avarini avranno, gli avevo fuori. E poi dopo... Ah! Vabbè, potevo pure metterla, però prima... Adesso sono marello. Vabbè, tu non me l'avevi detto, però. Adesso sono marello. Allora... Allora, dovremmo fare due cose importanti. Quello è questo e fa un coso per i corpi domani, così si briga. Quindi famo queste due cose stasera. E poi se veniva qualcuno in più, fatemi un'idea per cominciare a montare, a vedere come si montano queste. Quella più importante. Capito? Arriva solo il problema. Allora io avevo detto vogliamo provare questi, se no io avevo detto molto pragmaticamente qua è lì, dimmi, questo è fatto così, così giusto? Sì. Noi facciamo una cosa così di legno, guarda, così che si ingastra su, capito tu? Che c'è casa giù? Un tronco di piramide. Un tronco di piramide che arriva fino a quella giunta della giatta, vedi lì, con un pochetto lì, no? Che è la parte di sotto. E quando tu nella parte laterale, guarda, c'è questo coso così, qua ci potevo mettere quello che ci pare, no? Un braccio deve andare così, facciamo così. Capito? Un braccio da qua, un braccio ci mettevo una cosa dentro, toccare i vestiti. Ma se io, secondo me nemmeno quello tocca fare, a misura lì come devo mettere bene questo. Perché io ce l'avevo fatto già, non sta qui, non lo so. Io l'avevo fatto, qui stava così, non mi era così. Questo blocca qua. Vai lassù e glielo metti là, tu e te reggi. Capito? Ma questo è un po' piccolo, ora però pure questo va bene nel giro, Beh, dove tanto è diverso. Questo, se questo lo metti così, così guarda, da su, in cestina, poi devo mettere una cosa di qua e una cosa una vita di qua, una vita di là, e qui tu te reggi. Se lo fanno fatto bene, lo metti così. Lo metti così e qua gli fai fuori compiamento. Capito? Ma dico, questo tocca la mettere dopo che l'ho cacciato. Certo, sì, quello che volevo dire però. Io voglio impostarlo, perché è inutile, dopo non ci posso mettere domenica mattina di oh guarda, non regge, allora dico montamolo, a smontarlo su fai che vedi, poi e lei e vaffanculo, e dopo il tema no. L'impalcatura serviva per quello che dicevo io, ma se invece volevo fare in quella maniera, ci facevo i viti, ci mettevo i buchi, il tema cosetta qua, la voletta che scappa direttamente. Diciamo pure, e poi dopo quando arrivava... Il rosso e de verde, secondo qual è la mano? Perché una di là è la mano che va su dritta, una di qua è la mano allora, che tocca abbassarlo più a misura. L'avevo via la misura, io l'avevo fatta da qualche parte, non è tutta... Capito, io vorrei montarlo così come montiamo quelle là, come abbiamo montato quelle, abbiamo fatto quell'altra, perché così, dopo se noi lo portiamo fuori smontato, la mattina con 2 ore montiamo tutto.
ma dobbiamo essere sicuri perché così l'abbiamo finito. Ma allora montiamo qua dentro, io capito? Io penso una cosa, quando abbiamo visto l'angolazione, se volete pure da qua, come deve stare vuoto, come sta. Sì, ma dobbiamo trovare i cosi. Cioè, meno cazzi ci avevamo appiccati e meno con roba per rompe. Sì, però se non lo montiamo, se non lo montiamo. Dopo montiamo da per terra, però dicevo. Che noi poi dobbiamo mettere a sottomisura lì, sì, sono d'accordo. Poi dopo quando l'abbiamo fatto un braccio, pure stasera, ci misuriamo, lo mettiamo. E dobbiamo farci un pezzo di qua. Dobbiamo fare direttamente lì, perché E se non lo fissi? Oh, è questo, senza pensare, questo si fissa questa ora, mettiamo questo di grosso, gli facciamo il ricopiamento del... qua. Da spalla. Gli lasciamo posto davanti che ci serve un filo quanto, se serve per il filo quanto. L'unica cosa che devo fare, Luchetta, dopo, è quando mettevo per terra lì, fa due buci che mettevo due buci là. E basta, non devo fare niente, perché lo mettiamo su così, come diciamo, ma devo farlo qua, qui lo devo completarlo, mettendoci qualche cosa qua che lo blocca. Ah, ma però ci mettiamo due buci, due cose che si bloccano qua. Ok, adesso. Per tutto la rete. Allora ci mettiamo le grappe. Quello che ti pare. Perché togli pure le grappe. Però logicamente c'è una cosa più importante, secondo me è una cantinella, perché io stiamo mettendo le gente, ma che cazzo non te lo prendo. Oh, mica deve leggere. Però te lo prendo. Basta pure questa. Questa ronda per diagonale, l'altro c'entra, quello punto la c'entra. Sì, sì. Dopo gli facciamo due buchi, quando lo mettiamo per terra, gli facciamo due buchi per misurare come deve andare. L'unica cosa che devo fare, fissa questo, fagli il ricongiamento qua e fagli un vestito sopra. Va bene. Allora. Non già fissa. Quando fa così, guarda lì. Un vili dentro. Tiro dentro un buco, no? Qua. Vediamo se posso venire a qualche buco qua. Allora, poi se mi giungi in là, non lo so. Ti vedi? Se mi metti la parte di sopra. Quindi... Come ho detto, c'è la carta.
Come cazzo è? Noi ci chiede sta tutta giù qua. Gli calano la parte, bra. Nalu? Che ti dici Nalu? Monchi o no? Monchi? Mono. Monchi tu sapete. Zenaghi. No, il coso, il quid de ferro. Il quid de ferro. Dico, quid de ferro. Vedi, il quid de ferro non va bene. Aspetta, Qua è una parte rossa e una parte blu. Mostragliene un po'. Poi lo mostravo. Ma appena l'hai chiuso tutto. Qui devo allargare un pochetto. E così. Ma quello vai dopo, però. La legatura qua. Non va di legatura. Il deferro ce l'abbiamo. Il deferro ce l'hai tu? Ci stiamo apposta qua, scusa, allora ci fanno. Vediamo, vedremo, no? Tocca misurare, misuriamo, tocca misurare. Misuriamo, che cazzo c'è arriva adesso? Allora tocca abbassarlo. Lo abbassiamo? Vai, tocca la lavorare. Noi ti chiappolo lì, non accendo. Non accendo se non sei alto, accendo se alto, per lui che mi c'è. Guarda, che cos'è? Questo è famoci un buco e gli altri dopo mi metti quello dentro. No, ci famo un buco nella cosa
E ci piantiamo già un chiodo che ci siamo infilato, in modo che stare se non caccia giù. Un filiamo no, troppo. E qua ci mette a ridere, capito? Vediamo se sta bene come... non ci manca di qua. Quindi se sta più, così. Se metti così dopo lo copre una manica, ecco così dopo è quella, vedi? Così. Vedi? Copre una faccia. Forse così. E questo dovrà stare un pochino più aperto. Lo so, guarda, questo lo mi metterlo da dentro e questo di sopra. Perché mi fai un buco e metterlo da dentro. Da parte di sotto del cartone. E scappa là, in modo che questo si apre un po', però dopo se si apre, vabbè, si apre solo in un pezzo. Capito? Posso quello fare quello freddo io, Quello, quella il posto adesso di nuovo angolo, perché non è la voleva voce pare, però questo sta così, un braccio deve scappare la metà, deve scappare bene, ecco. Però se io metto da solo, va bene, no, tanto io, sono bastriglie, ma viva. Mettiamo la tavoletta qua sotto, no, qua. Proprio nel pezzo che sta qua sotto, qua. In modo che questo sta quasi attaccato. E questo si regge di lato su. E poi voi potremo fissarla pure, che pare. Ah, questa, fermate, ci mettiamo subito. Fermo un minuto. Se ci fosse qualcuno che mette in ordine una volta giù. Uno. Porca madonna, scappa. Mannaggia tante rocchio. Guarda, non ci capisci un cazzo, Non c'è più niente, guarda. Mettiamo là, dopo c'è proprio niente. Mettila quella che ci serve. Io l'ho pensato adesso, se la trovo, una squadretta che stava qua sopra. Avete due lì? No. Se non state le squadrette, stavano qua prima di sera, stavano qua. Ma chi? Le squadrette quelle di metallo. La squadretta di metallo. Se non si vede, e gli salutiamo subito. Oddio. Ma chi ce l'aveva? Ci mette la squadretta qua sotto. La metti di sotto, no? Ti vedi, poi da questa la regoli come dopo fare. Dopo metti, vedi come te pare, no? Aspetta, Ma se vedi trovo, come chi? Ah, la squadretta di mandare. Eccolo lì. Pigli una di queste. La mettiamo così, gli famo l'occhiello, la mettiamo così, questa così, qua dentro, virata, che va dentro fino a su, così, vedi? Così, vedi? E la mettiamo come ci pare a noi, ce la regoliamo come ci pare. Se quella sta fissata lì nella cosa, se no, questa si piazza qua come si piazzerebbe normale. E quest'altra la ripieghiamo e ci piegamo... Carecchiozza le qua, no? O no? Non ti pare? No, non è che non mi pare, è che un braccio dopo sta staccato. Ho capito, però questo dovremmo... Come... Sì. Sempre così, sta staccato questo pezzetto qua. Tocca fargli la ricopiatura, no? Devo fargli la sua. Quando l'abbiamo misurato, che sapevo che va così, quindi sta così, e questo sta così, gli fa la ricopiatura come ci parla noi, no? Come fai? Dimmelo tu. Secondo me rimane sempre troppo stretto. E la madonna, mo. Guarda che era per particolare di quello, è troppo stretto. È come quello là, la capoccia sta là, la capoccia gli passa a mezzo, no? Così deve essere, su. Vabbè, poi tanto è solo un braccio solo. È così, tira un po', è così. Non è che sono due bracci che gli aiutano la faccia. Così. Eventualmente la faccia, facciamo che se famo che la faccia sta un po' girata da una parte. Dunque, questo è... Ma saluta con il braccio sinistro. Questo destro. Oh, questo destro. Ah, questo destro. Mannaggia, mangini, guarda, che mangini, non si può discutere, guarda, questo è proprio mangino. Insomma io sono proprio... Mangino. Così deve stare, tu. Questo tocca... Prima tocca fare cosa, e poi tocca metterci qui, eccoci. E poi questo sta pure stoltato, Sì, la pieghiamo questa, non è un problema. Questa pieghiamo, questa sta così,
Se si vede il suo progetto, voglio fargli la verde, via se vede. Se questo ci rimane un po' di spazio, ci mettiamo i fogli di fagiolo. Capito? Famola, famola, poi mettiamo questa. Sì. Mettiamo questa. Guarda, eh. Beh, questo così mi piace un po' di più, via. Mettiamo questa. Così mi sa quasi ne venimo a capo. Con due viti, eh? Allora, avviatore. L'avevo visto anche un buco, fai un buco, mi raccomando, perché mettiamo la tanto di mettere. No, un buco non serve. Non serve un buco, questo spacca, hai detto che spacca? No, quello sotto quando c'è vita, non si deve spaccare. Quello c'è vita là è. Ma ce la punta però, come dice lui, è un stretto la su ferro. La su ferro, no. Ma questa non si sente bene. È stretta, è stretta. Molto stretta. Vabbè, così, va bene? E questo è quello che voglio fare. Sì, questo lo devo dire. Vabbè. Tocca a piegare questa cosetta giusta. Tocca dopo, piegamo le altre, piegamo le altre. Piegamo subito. Piegamo un pochetto, un ferro qua. Adesso mi devo piegarla così. Vieni, io non ci no, come vuoi farla? Questa devi piegare così. Vieni. Adesso mi devo fare qua, la reggio della parte e non la reggio dell'altra. Così. Così? Eh sì, a me rispetta, eh. È il contrario. Questa u. Sì, un attimo. Devi in giù, poi devi in giù, eccoci. Questo così. Questo non giova. Eccoci, questa, tira giù. E il bravo. Ecco. Vabbè, vabbè, vabbè. Tira. Ha ridotto un po' di spazio. Ecco lui. Sì. Molto basso. Vabbè. Stiamo così e per qua ti faccio. Vedi, non va bene. Va bene, vi, un altro pezzetto, un altro cenichetto, dai. Devo piegarlo ancora? Sì, sì, un altro cenichetto. Come tutto? È poco, mi pare il rovescio, come questo sta? No, l'ho piegato a verso per spesso. Se tu mi dici... un po', come sta? No, troppo alto, così, così. E allora devo piegarla di meno. Allora, oh, di meno, via. L'occhiometro. L'occhiometro. Perché due minuti è sul posto, poi, va bene. Se ci spostiamo, poi cambia. Va bene, mo. Così semplici. Eh? Semplici cose, eh. Da parte tua tu sei proprio... Ma ti sto zitto? Andiamo... Guarda, fai una cosa, mettiamo la vita, metti l'ambo qua. Più tempo passa, più tempo... Perché ci metti fino a vita? Hai chiuso la vita? Guarda che siete forti, Mamma mia... Scusa, se io... No, no, io ha ragione, fissa. Io l'avevo detto che dovevi fissare. Questi giovanotti... Vedi che c'ho ragione, fissamolo. Perfetto. Fissalo pure di là. E come per fare? Un buco tocca fare. Se fai un buco. Fai un buco lì. No, la candinella lassù mica si spacca. No, mica si spacca la sua candinella. Si manca la candinella quella. Vai. Ma di. Un buchetto. Dove sta l'udra? Chi c'hai? Non mi ritocco sopra. Non mi ritocco sopra. Mato. L'ho visto io prima, ecco. No, ti mangio. Mi sa che lì sempre punta, guarda. No, dico quell'altro travolto che c'è stava. Oh, oh, oh. Se stanno lì dentro. Che hai fatto? Se io che sono una persona normale e io che sono capace con voi, che sanno tutti, e non succede niente, padre, chi è? Guarda questa carta lì, visto perché mi portava una scatola che punte, vedi un po'? O tra l'altro sta Eddie. Allora io sto a reggio qua, se no mi abbia... Ma reggo io, dai. Dai, vai. Vai. Eccola lì, dove è? Dove vai? Lì. Ecco. Buoni, metti questo sopra pure questa. Poi ci penso io, non ti preoccupare. Ciao.
per Dio. Pippe, urra! Questa è tu che mi hai scritto sotto sopra. Ma porca madonna, sono tre giorni che non ci vengo e sono io. Che cazzo, pure tu, non lo capisci? Tutto in ordine, è qua, no? Ma com'è possibile che io arrivo e metto tutto sotto in disordine? Mannaggia una balla di santi. Non c'è bestemmia mentre si lavora. Ma l'ho detta. Questo come hanno appoggio, questo si regge così. No, no, per reggere si regge. È che gli ho detto, potevamo metterlo perché ecco lui. Non potevamo la mattina sta qua, poi a torcerli dopo. Ma sì, sì. No, volevo smontarlo però, no, quella è una vita, che te ne frega lei. Ah, non ci fanno un pezzo qua di carta pesta attaccato fuori direttamente? Certo, no, questo adesso famo così, no? E alla fine invece era quasi intaccato. Vedi? Vedi? Capito? Questo muore, vedi? Qua, fino a qua. Vedi? 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 Ma perché? Dopo qua fai verde, manco se vede. C'è il cambiato un po' di così. No, va bene, perché? Si è andato, vedi? No, sono stato qui. Ma sì, ma l'hai legata giù sotto? Eh? Sotto l'hai chiappata? Sì. Pure se l'ho pure chiappata. Mi doveva leggi? Eh? Mi doveva? No. Fermo. Ecco qua. Alzalo su. Qui era, abbiamo detto che non c'era un visiglio, guarda poi c'era messo una fila. Vai! Via! Prende il cartellone, vino. Vabbè, lo so bene, cazzo, È bello. Là, tocca farlo verde. Che dopo famo? Che famo? E quello, famo verde la stecchetta, tanto quello che ci vuole, famo verde. E poi questo mettiamo da quest'altra parte. Che bello! E in quest'altro rumbo diciamo così. Il cane tu? In quest'altro rumbo diciamo così. Così, eccolo qua, stessa altezza. Volevo mettere così. Facciamo una finta fiamma qua. E questo manca stava dentro sta finta fiamma. Questo è compensato, famo così. Così, la fiamma così, famo una finta fiamma che arriva qui e questo lo incastriamo direttamente e ne famo un'altra che arriva qua, che se è agita così e da dentro questa fiamma esce direttamente sulla mano, con pezzo di carta pista, con pezzo di carboenzato, cioè se facciamo più grande questa, no, gli famo un buco, no? Questo qua non piace. L'avvitiamo sulla fiamma e sul buco, e famo un buco, no? Famo una fiamma più grossa dei compensati così. Ma basta questa, eccola. Famo un'altra con la pesta, questa sta una così. Una più grossa che arriva qui. Questa sta così. Che dici? Non si vede questo. Perché una fiamma così, capito? Di lato ci famo un pezzo così del compensato che viene su così. Ma tanto può famo questo. Tanto famo questo. Certo, tanto questo lo devo fare. Ma questo non c'è bisogno di rifinire. Sì, no, quelli di lato. Di lato così. Tu fai così, no? Vabbè, dopo peggio ancora. E qua non si regge un po' su così. Ma giù non ce l'hai, qua su ce l'hai. Dai, qua su poi non ce l'ha fatto. Strana, ritorno di fiamma fatto diverso. Capitemi. Intanto questo fallo, questo questo, poi la fiamma costa di capire qua, va bene messa questa. Ah, abbiamo via la Francia in tasca di sotto. Porca ma. Hai quindi adepero. Non c'avevo il frullino, forse il cartellino di Ona gliela avevi. Sono già lasciato qua. No, tu sei portato. Non si è acceso allora. Ma come facciamo prendere? Abbiamo due cifre. Ah, Ressi, che sei a fare? Che Paolo, ti porto a casa, eh? Chiama la carta normale, perché quella carta che ci ho messo qui sta a leggere, perché è carta da parati, apposta l'hanno fatta così, quindi... Allora, dai, io gli ho detto, via la bocca,
No, che questo ci metti qui? Io prima questa, per dargli un altro stato da cavaliere. Questa, ariga mia, ariga, 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 ecco. Quanto è lunga? Provo. 40 centimetri, dai, 40-40 centimetri. Sì, com'è? Ho trovato tutti, io sono una grizza, no? Sono una grizza, sì. Metti il pezzetto qua, Pino, taglia la metà questo. Qua, due pezzetti a metà, taglia che la raggiunti e poi raggiunta, se no non ce la fai. Il significato dei contatti cristiani significa che tu dopo un tot non li prenderai più. Quanti? Sì. Mille? Sì. No, c'è questo che va a dire quelli guarda, che arrivano. Guarda, si è venuto entrare. Da Roma, no? Non si può entrare. Volevo lasciare la maglia anche io, sì. Chilometri fa. Vuole questa bianca, questa piccola, poi ci mette quella. Credo proprio che sia opportuno tagliare a dire. Sì. Metti a fuori Dazio. Metti a fuori Dazio, dici ma basta perché sai che ci sono 5.000. Allora, mo dica Laura, perché chiamiamo questi Adigos, se fossero qualcuno d'estrema destra che si è messo in testa per rompere il cazzo. Ma magari prima che mi becchio troppo poco, oddio se. Sì, vediamo un attimo se si può. Allora dice adesso non può quella. Dice, è venuto là Maurizio, lo ha detto, dice. Andiamo a pigliarla a casa, se c'è qualcuno andiamo a pigliarla a casa gli famo capire che non si può fare niente, ha detto. Ma gli facciamo una fare una piccola con che quella. Ma non è un ragazzo qui che non capisco. Dimmi verso qual è che non capisco. Da colla. No. Qua c'è sta colla, perché c'è sta mettere pochetta. Chi sei tu? Se no si sparpaglia tutta. Chi sei tu? Tu ce l'hai un gomito, si viene già quella. Sì. Poi si asciuga, eh. Faccio domani. Quella domani famo tutta bene. A parte che forse con la fa a pittore chi prende e lui già gli fa sfumature, gli fa sfumature nere per gli piace a lui coi dita druglia dove la pittura coi dita. Non so se sono 75 anni che guarda che è facile intaccare la carta hai intacchiato la carta si sgretolava tutto stava scirica allora toccava dargli una mano ai cementite.
Ma che le... Si staccava la vita. Ma la ma è in terza gara. Ma non cementite. Ma pure non può, pure cementite compravo. Già. Compravo pure cementite. Dai, dai. Dove comprate i soldi. Intanto per i cazzi sui vino, 18 euro fissativo per dare i quadri. 18 euro fissativo per dare i quadri. E non ce l'ho fatti tutti però. Anzi, è pure avanzata. Lo vedi, la lama mi riporta, guarda. No, non è morta. Già allungato. Se qualcuno gli ha servito mezza bottiglia, però le bottiglie delle piccole, porca madina come si spacca. Vabbè, io aspettavo non serve più. Non ho pensato che ci metteva cosa, volevo solo che. Eh no, devi farlo però bene. Così se si secca stiamo più tranquilli, no? E allora per fare questo qua perché me ne voglio. Fatti fa giri, chi ha fatto su? Fallo sotto. Ecco, io ce la faccio. Ho fatto sorgi? Non metti quello. Vabbè, i chiappi dopo lì. E dopo tu chiappi. Tu metti il cane da dopo che da dopo. Però siccome ci devo mettere la manica, dammi un po' di sfornato qua. Non ce ne mette tanto, ma io capiamo le gesti dall'altro. Ci mentite di qua. Se non si regge, se non fa. Che c'è l'acqua? Che c'è l'acqua lì? Non si stacca, non si stacca. Ares, Ares, basta. Arrestai a rompere i coglioni, no? Arrestai a rompere i piccoli! Che fai? Che fai? Ho vinto, via vedi vita, mo. Da questo quadro, mo io così, giusto che... Ti do che caldo se mi dica. Allora, invece... Che madonnaccia! Stimato, dice. Fino a mo' mi sta la litiga. Ci ha detto un mal di madonna. Vabbè. Dice. Guarda qua che roba. Ci sta un benedetto più piccolo e passa un po' di colla qua sopra. Come si prenderà? Ci mettiamo le parole. Si gira, non si gira. Non sembra buono. Che registrano? Ale. Zitto un po'. Basta, ma poi più che io non si racconta bene vino perché andiamo dopo, andiamo dopo. Però in parole povere vorrei dire che a Mondopoli c'era un signore, un tizio che si chiamava Amedeo d'Alessandri, chiamato come, siccome non era, la sua famiglia era denominata quelli dell'omaccio, capisci? Già il nome era un programma. E questo Amedeo era il più grosso bestemmiatore di Ponte Sfondato, perché abitavano giù per Ponte Sfondato. Tant'è vero che ci ha avuto come contropartita al suo modo di rivolgersi al Signore tre figlie monache e un figlio prete. Missionario. Missionario in Burundi. Missionario Don Fiore. Pensa un po'. Che succede? Che siccome questo era abituato a bestemmiare, non è che ci faceva caso quando bestemmiava sempre. Quella volta che Fiore d'Alessandri era tornato dal seminario, perché stava in seminario ancora doveva diventare prete, è tornato per una settimana di vacanza a casa, stava lì da una parte. E Amedeo gli fa: Fiore, ma che fai? Non mangi? Non mangi? Dice: no, papà, io non ti, domani me ne ritorno in seminario perché non posso stare qua che tu ogni cosa che fai dici una bestemmia e io non lo posso sopportare, insomma, non fa parte proprio del mio modo di fare. Beh, figlio mio, ma che cosa fai? Io sono abituato così. Ma no, papà, di qualche altra cosa. Beh, che dovrei dire secondo te? Ma non so, dici porca matina, mannaggia la paletta, per la miseriaccia. Allora, mannaggia i pescetti, vabbè, dice, figlio mio, se si contento così, dico come dici tu, non ci sono problemi, basta che mangi, si mettono a sede, mangiano, poi scappano là di fuori, vanno là nell'ara,
comincia a fare qualche cosa, vedeva a un certo punto si giamba e fa mannaggia i pescetti, mannaggia la matina, porca madonna, mannaggia Sant'Antonio, mannaggia San Mio, papà, ma che fai? Sì, io con queste cosette non mi ce le sono. E nel libro che io ho comprato di Don Fiore d'Alessandri, nelle prime pagine, se non nella prima, c'è la fotografia della quercia delle giaculatorie, cioè dove andava pregato un fiore per quando padre bestemmiava si metteva sotto la cerqua e le pregava. La quercia delle giaculatorie, no? Scusa, me l'hanno fatto pure comprare 15.000 lire, l'ho comprato. Io sono andato sul divano, hai capito? Se io così così ti non mi chiederò. Così facciamo noi, no? Vabbè, allora, raccontagli quella Piro. Piro. Quella è bella. Questa diciamo, va, questa. Allora, parecchi anni fa. Quindi significa dal 90 al 95. Mi domandarono com'era Pasqualino Carconi come sindaco. Dico, com'è Pasqualino? Dico, io questo conosco da quando era Piro. Cioè, che cosa vuol dire quando era Piro? Papà mi raccontava di un tizio che abitava giù Ficolli, insomma, nel territorio di Montopoli, che aveva una pianta di pere che non faceva più frutti, un pero che non faceva più frutti. Gli dava pure fastidio quando girava a Caperticara per quindi prende la sega e usega e butta là nell'ara. Butta là, dopo un po' di tempo passa il prete a benedire la casa a Pasqua. Vedi, fa, oh, che bel legno, che bell'albero. Beh, guarda, con questo ci uscirebbe proprio un bel crocifisso. Serve pure un crocifisso nuovo per la chiesa. Bisognerebbe. Cioè, beh, vabbè, se ti piace, piglialo. Che problema è? Io tanto ci faccio fuoco. Allora il prete manda giù il falegname del paese, il più bel bravo falegname, il quale prende questo tronco, sega, liscia, sgubbia, pialla, insomma, fa un'opera d'arte, un bel crocifisso, proprio bello, tutto di legno. Passa del tempo e fanno la processione dei Santi Martiri. La processione dei Santi Martiri a Montopoli si incollavano tutti i santi che ci avevano, San Michele, Sant'Antonio, e parte questa processione, va giù verso il convento. Stava tornando sulla processione, c'erano due tizi appoggiati nell'arco di fuori di porta con cappello un po' così. Allora uno gli fa quella la processione, dice, beh, la processione c'è sta pure il crocifisso nuovo. E beh, hanno detto che quello, se quando fanno l'inaugurazione, se glielo chiedi, ti fa pure grazia. Ma io quello conosco da quando era Pino. Non faceva bere, voleva fare grazie. E non voglio avere. Hai capito? Mi cazzate il Matteo, Giulio Pirazzo era un vero selvatico che sta proprio vicino dove c'era la terra Paolo. Lì no, ci sono tutte quelle piante un po'. Giulio Pirazzo, pure Gio mi sa che ha detto, manco Gio. Beh, io sicuro. No, ma poi non lo diceva, però era. Perché sarà un po' civilizzato. Appoggio mi stesso era diventato. Non dimenticava mamma, perché quando diceva perché mo Tata, diceva Tata, che era? Tata era per dire. Allora mamma gli dimenticava, ma che? Perché mamma era più civile, però. Basta, via, tutte le volte. Guarda un po' qua, gli scappa pure sangue. Lì, ma non ce la fa la più lunga, la fascetta. Dici? Se gli fa una fascetta lunga,